lavorata. Per giù canuccio ci può assomigliare, vestuto con una veste lavorata. Buona donna, un uomo hai scontato, e nel viso è tutto un chiaiato. La faccia questo velo ci hai asciugato. Facci questo velo ci hai asciugato, e l'uso viso mi resto stampato. Giuda, Giuda, traditore, tradimento a mia faceste, e vicenda di denari a me figlio te veneste, e vicenda di denari a me figlio te veneste. Tra le tradizioni popolari che ci sono per la Pasqua ci sono, c'è anche la poesia, poesia in dialetto vernacolo. Da dove arrivano queste poesie? Come dire, vengono da lontano. Queste due poesie che adesso sentiamo sono inserite in una monografia che ho raccolto tra quelle che, diciamo, ho sentito, no, che mi sono piaciute di più. Questo che è una mia zia, una vecchia mia zia, secolare posso dire, che le ha ereditate, se le ricorda perfettamente tuttora, e gliela recitava in occasione della Pasqua da sua nonna, sarebbe un po' la mia bisnonna, quindi roba di due secoli fa, ecco, due secoli fa. E quindi le recitava con una certa enfasi, veramente fa emozionare chi l'ascolta. O Venere Santa, o Venere Santa, sì. Quindi in tema per la giornata di oggi. C'è qua una che è esperta a tal proposito, le ascoltiamo. O Venere Santo, la mattina do Venere Santo, la Madonna si mise lo manto. Si lumisse con gran dolore, ca morio nostro Signore. Nostro Signore allo Monte Calvario, chi racava la croce in coio. La croce in coio non la potia. Assuma Sant'Andrea, Madre Maria, fu attuviati. Vai a cercare mio figlio, che era bello più di un uccello. Madre Maria, tornata vinti, ca vostro figlio è a casa Pilato, morto e sfracellato. Tuppi tuppi, què chi bussa? L'apri figlio, chia mamma tua. Mamma, mamma, non posso l'aprire. I tre giudei che si lo levaro, gli ati e i mastri zingarari, o vi fanno tre chiova grossi, spuntuti ed affiniri, o vanno intacarni vostro figlio gentili. Mastri zingarari mei, fatemi tre chiova grossi, spuntuti ed affiniri, o vanno intacarni miei figli gentili. Noi Maria vi li sappiamo fare, grossi, spuntuti ed affiniri, u vanno ta carni to figli gentili. Quando Maria sentì sta novella, catti tre boti con la faccia in terra. Scurau lo sole, scurau la luna, scurau la faccia di Maria,
che era tanto bella. Questa è la prima. E pare che secondo la tradizione sono stati gli zingari praticamente a forgiare questi chiodi, e quindi sia, come dire, una maledizione che è un popolo errante. Chissà se è vero. E poi questa è Nostro Signore. Arzira alle dori d'hanno arrestato Nostro Signore. In casa d'Anna lo levaro, con la faccia strascinoni. Du girei minavano forti e n'altro senza pietà. E Maria arreta li porti, chi sentia li scurreggiati. Non minati tanto forti, ca su carni delicati. E porria ne sciri la luna, movimento a camminare. E si m'attuffassi Giuda, nu poco non ci vorria parrari. Ca tradio a me figlio per 33 dinari. Si diegli a Rosolia, lo suo palazzo si vendia. Si diegli a Maddalena, si vendia la cammiseia. Si vittino lustro di luci, tremau la terra e comparsi la croce. Volevo prima introdurre un altro discorso che faremo subito dopo. Le prove dell'opera sacra, quando cominciavano? Le prove dell'opera sacra avevano un inverno intero, quindi duravano tutto. Perché l'opera sacra era gestita prettamente dagli artigiani, quindi loro durante la giornata svolgevano tranquillamente la loro attività, per poi la sera al lume di, non di candela, ma al lume di lucerna, ad olio. Esatto, no? Considerando le difficoltà di carattere strumentale e culturale che avevano allora, no? Quindi si aveva bisogno di molto tempo per preparare. Questo ping pong tra sacro e profano in continuazione. Esatto. Opera sacra, le prove cominciano mesi prima. Ma senz'altro subito dopo Natale si doveva cominciare. Anche perché a Natale, facendo un salto, a Natale talvolta si poteva rappresentare pure le varie pastorali, tipo veniva la cantata dei pastori, che faceva pure parte del... Ascoltate, l'opera sacra veniva rappresentata solo nella Settimana Santa? Sì, sì. E invece Lunedì Santo? Scusami, Settimana Santa, riferendoci alla Pasqua, mercoledì massimo non si andava oltre il giovedì. Perché? Nei primi giorni. Da lunedì, poi giovedì a venerdì giovedì erano dedicate per altre le funzioni religiose che religiose adesso vedremo. Allora, Lunedì Santo. Ma è vero, tu che sei più esperto di me a tal proposito, che c'era un giorno prestabilito che iniziava la prima dell'opera sacra? No. No, poteva essere un lunedì, un martedì tranquillamente, senza. No, almeno che almeno non mi risulta, comunque può darsi pure che sia. Poi c'era un dettaglio, per esempio quelli che avevano degli animali, no? Una fronda, facevano mangiare una fronda di ramo di olivo benedetto. Ascolta, il lunedì di Pasqua poi, non lunedì santo. La Settimana Santa. Sì. Lunedì sempre il solito messa, e la messa e la predica del predicatore qui. Era una settimana di, come dire, di penitenza alimentare o no? O si mangiava qualunque cosa? No, qui da noi non era tanto sentito. E quindi la prima funzione religiosa di una di grande chiesa importanza durante la Settimana Santa erano i sepolcri o no? Era la sera, era il giovedì. Quindi il giovedì comincia la vera passione. Iniziava, esatto. Ed era l'ultimo giorno dell'opera sacra. Sì, poteva essere, tenendo conto, ecco, facendo questo, tenendo conto che i luoghi di rappresentazione non avevamo teatro a Rocella, no? Quindi potevano essere capienti magazzini, quindi era necessario fare diverse edizioni della repliche. Stessa repliche, ovviamente, perché la, che gente, la popolazione pressava per vedere questa cosa. Era molto sentita l'opera sacra, quindi gran numero di persone si recava a queste rappresentazioni sacre, giusto? Esatto, quindi sacre teatrali. E le rappresentazioni quindi, in chiesa invece? Si recavano tante persone ai riti religiosi o no? Sempre il giovedì ti riferisci. In tutta la settimana, dal giovedì? Dal I sepolcri giovedì venivano... Si preparavano i sepolcri nelle tre parrocchie. Quello della c'erano chiesa. Tanti visitatori o no? Sì. C'erano tanti visitatori. Gente a frot, come si dice, visitava i sepolcri. Nel più assoluto silenzio. Bassa croce si diceva qui da noi. E la chiesa matrice lì sopra il castello. Il sepolcro si preparava con l'entrata, appena si entrava sulla sinistra, dove c'era il tabernacolo
con l'acqua santiera, fonte battesimi.